Ciao a tutti amici e benvenuti in un mio nuovo video Penny Books! Il book di oggi è Grolefante e Topolino, che amicizia bestiale! Di Pierre Delie, o Delì, boh, certo, vabbè, fa lo stesso, siamo Delì, illustrato da Ronan Badol, te lo ricordi? Lo ricordate Ronan Badol? Se no comunque c'è l'animazione di Me il papà che abbiamo fatto e questo illustratore ha illustrato quel libro. Comunque è pubblicato da Terra di Mezzo Editore. Ora vi leggerò la trama. Abbiamo quattro zampe, due orecchie, una bocca, un naso e una coda. Siamo proprio uguali. Un elefante, un topolino e un viaggio pieno di risate alla scoperta del mondo. Un fumetto per lettori senza pregiudizi. Yeah! E adesso ve lo racconterò. Allora ragazzi, questo libro parla di questo elefante e di questo topolino. Adesso vi faccio vedere l'immagine. E un giorno, è tipo fumetto. Sì, scusate se non lo vedete, è fumetto. Vabbè, comunque, questi due animali che un giorno si incontrano. E è una cosa molto bella perché di solito gli elefanti hanno paura dei topolini. Però loro vanno un sacco, cioè vanno d'accordissimo. Infatti decidono di proseguire insieme e di stare insieme. E dove vanno? A fare un'avventura. Vanno, vogliono girare il mondo. Però dicono che forse è un po' lungo, però lo fanno lo stesso. Comunque adesso vi racconto un po' di loro avventure. Per esempio, vabbè, adesso non la vado a trovare perché sennò ci metto mezz'ora. Però comunque intanto, vabbè, praticamente andranno, una delle loro avventure sarà andare in una casa infestata e parlare con un fantasma che dice che non è un fantasma, però è un fantasma perché dice che abita lì da 300 anni. Però sono un pochino stupidi, devo dirlo. Poi praticamente vanno nel mare a farsi un bagnetto, perché vogliono andarsi a fare un bagnetto, e poi però non vuole andarci il topolino perché ha paura di affogare, giustamente un po' piccolino il topolino. E quindi fa uscire Grolefante per vedere se ha il suo costume. Secondo voi? Cioè, avrà un costume piccolo così, quello di fante è grosso come la mia casa. Poi un'altra loro avventura, che praticamente dopo un po' diventa inverno, giustamente. E quindi c'è tipo la pista di ghiaccio, c'è un laghetto ghiacciato. Topolino ci va sopra e dice: dai, su, vieni, mi regge. Cioè, ma a te regge, ma lui è un elefante, scusa. Insomma, quindi, ci sono tantissime cose, sì, avventure, cose. Tipo delle avventure da ridere. Sì, delle mini avventure loro che fanno molto molto ridere. Quindi questo libro fa molto ridere. E cioè, sono stupidi, secondo me. Loro. Sono degli stupidini. Sì, ma sono, sembrano anche intelligenti a volte, fanno delle battute. Chi è più intelligente? Secondo me è Topolino. Sì, anche secondo me. Perché l'elefante gli fa un sacco di domande. Infatti, anche secondo me era capo Topolino. Vabbè, comunque fanno però fanno molte altre avventure. E se volete scoprirle, se queste che ora vi ho raccontato un po' vi incuriosiscono, volete saperne un po' di più, questo libro fa per voi. Se volete ridere anche con la vostra famiglia, va bene. E la fine? E la fine è molto carina, molto, molto bella. Alla fine c'è la morale, perché c'è proprio, non proprio scritta, però è la morale che praticamente hanno trovato una casa, anche sempre in modo divertente, però comunque hanno trovato una casetta e praticamente Topolino fa una domanda molto importante a Grolefante. Grolefante, e la domanda è: Grolefante, ma tu non dovresti avere paura di me? No, io non ho paura di te, dice Grolefante, perché tutti gli elefanti di solito hanno paura dei topolini, se non lo sapevate comunque, vabbè. Gli elefanti hanno paura dei topi e i topi secondo me un po' degli elefanti perché essendo grossissimi. E questa è proprio la morale, perché magari se hai un amico diverso da te, tutti dicono no, non puoi diventare suo amico perché è diverso, no, no, guarda che avrei paura di lui, no, guarda che è brutto, è diverso da te.
dopo, se passate tantissimo tempo insieme, se vi conoscete, alla fine potete diventare migliori amici, anche non importa quello che dicono gli altri. Se a te piace questo amico o se state bene insieme, non dovete lasciarvi, diciamo. Non dovete non essere più amici perché gli altri dicono che siete diversi. Ma è bellissimo questa cosa. Sì, infatti è molto molto bello. Quindi non fa solo ridere. Ha anche una bellissima cosa. Un messaggio. Sì, messaggio, un bellissimo messaggio. Wow. Va bene, ti è piaciuto proprio molto questo colore. Sì. E Topolino. E Topolino? Non devi. Che amicizia. Bestiale. Va bene. Niente, adesso io vi saluto. Un saluto da Gro Elefante, un saluto da Topolino, un saluto dalla loro amicizia, un saluto da me, la Penny. E mettete un pollicione, iscrivetevi al canale. Ciao! Ciao a tutti! Al prossimo video, Penny Books o altro video! Ciao!